Amici di City Live, oggi ci troviamo a Comacchio, è il 31 ottobre, siamo in preparazione della festa di Halloween e siamo con Patrizia Farinelli. Patti, che cosa ci dici di questa giornata? Cosa ci sarà questa sera? Buonasera a tutti, cari telespettatori. Stiamo preparando Halloween a Comacchio e vi aspettiamo numerosi. Ci saranno tanti spettacoli, ci saranno tante situazioni molto nuove dedicate alla moda. Potete ammirare alla mia sinistra una modella che appunto rappresenta gli abiti haute couture fashion, un fashion molto teatrale come potete vedere. Patti, noi vorremmo sapere un po' la tua storia, come hai iniziato il tuo percorso nel mondo della moda e l'haute couture in particolare. Diciamo la mia è una storia un po' confusa che nasce dall'infanzia. Perché dico confusa? Perché comunque io vengo da una familiarità sartoriale, e la mamma è sarta, la nonna fu sarta, io ho intrapreso un'altra carriera che poi capì subito presto che non era quella, anche se poi devo predire che da giovane, da giovanissima, a 15 anni, fui contattata da un tale scouting per poter diventare anch'io una mini modellina, dove appunto ero già stata inserita con servizi fotografici, alcune situazioni di sfilate di moda, concorsi eccetera. Poi questo amore per la moda con gli anni magari è andato avanti e mi sono iscritta agli studi d'arte giù a Roma per l'alta moda e sono qua con voi a creare creazioni molto particolari. E sono bellissimi i tuoi abiti, sono veramente spettacolari. E quindi progetti per il futuro quali sono? I progetti sono tanti, sia a livello televisivo, dove per fortuna vanto tantissime collaborazioni, da Piero Cambretti, prima con la 7, come consulente VIP per i personaggi dello spettacolo, poi Cambretti C'è, Cambretti Night, alcune situazioni che ho sempre portato avanti, tra cui ringrazio e saluto. I progetti, ripeto, sono tantissimi a livello di sfilate anche estere, italiane, soprattutto nelle ville e nei castelli, perché appunto stiamo lanciando non solo più stilista dei VIP come mi hanno denominato, ma soprattutto un marchio per la moda, per l'haute couture del marchio Farinelli, ispirato anche al famoso Farinelli, tra cui vanto un cognome abbastanza importante. E ringrazio la produzione appunto di City Life, che mi sta, la mia produzione al momento, perché mi sta lanciando questo marchio, cui ringrazio. Spererei comunque di poter creare sempre situazioni belle anche per la moda, poiché ce la metto tutta, visto che la creatività non manca. Quindi noi ti seguiremo in tutti i tuoi progetti, ovviamente, nel tour di lancio del tuo marchio di haute couture, e andiamoci a preparare per questa serata. Okay. Grazie a tutti e vi aspettiamo numerosi.